Cabras la prima edizione del festival letterario L'Isola dei Giganti, una scommessa vinta per un viaggio lungo 3.000 anni condensato in 3 giornate. L'appuntamento al suo primo anno di vita è stato organizzato dalla Fondazione Monteprama. In questa occasione, ha detto il presidente della Fondazione, Anthony Muroni, abbiamo sperimentato le potenzialità di un'organizzazione che crea ponti fra linguaggi. Un connubio tra archeologia e letteratura, sottolinea il direttore artistico Giovanni Follesa, che ha ottenuto ottimi riscontri anche online e che dimostra il crescente desiderio di conoscenza. Un lungo weekend nello splendido scenario di Cabras, tra libri, musica, documentari, storytelling sui giganti e l'omaggio finale all'indimenticabile Franca Rame.